Che cosa posso dire? Che di tutto questo, di tutti gli aspetti che sono stati finora trattati, mi sembra che quello che a me interessa di più in quanto pedagogista è in che modo noi, dico noi nel senso noi adulti, possiamo aiutare ad avere, diciamo, un atteggiamento di curiosità nei confronti delle esperienze culturali. Ecco, questa è la domanda che io mi faccio. E allora penso che il museo, in qualsiasi modo noi lo vogliamo in qualche maniera considerare la sua mission, comunque il museo è un'esperienza culturale. Allora, il mio punto è come noi possiamo avvicinare, possiamo dire, i piccoli, gli immaturi, a delle esperienze culturali. Certo, la scuola propone delle esperienze culturali, le propone al suo modo, al modo scolastico, che molto spesso non è affatto un modo ludico. Allora io mi chiedo, è possibile che una struttura che non è la scuola, magari in collaborazione con la scuola possa aiutare i piccoli ad avvicinarsi alle esperienze culturali? E l'altra mia domanda è, siccome siamo partiti a parlare di gioco, c'è qualche rapporto tra il gioco, l'esperienza culturale e questo discorso? Allora io credo, volevo aggiungere al discorso di prima alcuni punti e poi trarre qualche piccola conseguenza, perché mi rendo conto che il problema è enorme, voglio dire, quindi non è sicuramente risolvibile qui con questa discussione. Beh, intanto volevo dire questo, che a mio avviso il gioco è già di per sé un'esperienza culturale. Mi riferisco in particolare a un certo tipo di gioco che i bambini a partire dai 2 anni e mezzo necessariamente fanno in ogni cultura. Mi parlo del gioco del far finta, eh? Il gioco del far finta. Adesso forse non si gioca più a famiglia, ma si gioca anche a questo. Comunque si fa finta. Far finta di. Allora, Pushkin diceva una cosa a mio avviso interessante: mi struggerò di lacrime sopra una fantasia. Che cosa vuol dire? Che quando noi fruiamo di un'opera d'arte, voglio dire, il museo ha a che fare con questo, noi piangiamo di fronte a qualcosa che non è reale. Allora, questa capacità di struggersi di fronte a una fantasia, che è ciò che ci permette poi di godere, voglio dire, della lettura di un romanzo, e per un bambino piccolo di far finta che quell'agglomerato di plastica con gli occhi tinti sia il suo bambino, ecco, questa è l'esperienza culturale, voglio dire, che il gioco in qualche maniera ci dà. Cioè, senza l'esperienza del gioco di far finta, noi non avremmo la possibilità di accostarci, voglio dire, a nessuna forma di cultura o di opera d'arte. Questa è una prima cosa, quindi voglio dire, valorizzare per esempio il gioco del far finta non è una cosa di poco conto nella scuola, che poi può avere un suo senso anche nel fruire di un'opera d'arte. L'altra cosa che voglio dire è questo, che il bambino quando gioca ha lo sguardo sempre rivolto verso il mondo dei grandi, il mondo dei grandi lo attrae. E nel gioco il bambino se ne appropria, lo mette in scena e lo reinterpreta a suo modo. Il bambino può andare con i propri genitori al museo, poi può essere che torni a casa e giochi al museo, e questo è facile che accada. Io ho un ricordo della mia infanzia. Mio padre era un artista, era un insegnante di educazione artistica ed era un artista. E fin da molto piccola mi ha portato a vedere delle cose che i bambini di solito non si può. Mi portava a vedere la mostra di Venezia, no? La mostra d'arte contemporanea di Venezia. E poi che cosa facevo io quando tornavo a casa? Io fingevo di fare le cose che avevo visto, cioè dipingevo. E mio padre molto valorizzava questo, che non era assolutamente essere un artista, ma era in qualche maniera un cercare di appropriarmi di quello che avevo visto e del senso di quello che avevo visto. Il gioco molto spesso consente questo, una riappropriazione,
in senso soggettivo, di un'esperienza, è un modo per farla propria. Allora, da questo punto di vista, non credo che sia importante che un bambino che va, per esempio, al museo, che vede delle opere d'arte, debba necessariamente essere attivo, nel senso che le può distruggere e rimanipolare. L'aspetto fondamentale è che possa poi riprodurre questa esperienza in forma ludica e farla propria. E in questo modo questa esperienza non è un'esperienza estranea, non è un'esperienza aliena, non è un'esperienza faticosa, è un'esperienza che può far parte della vita, nel senso che può diventare un'avventura coinvolgente. Vuol dire che per il bambino l'opera d'arte diventa qualcosa che è importante per lui, un'esperienza estetica. E questo direi che è fondamentale per avvicinare, voglio dire, un bambino alla cultura. So che nelle scuole, in alcune scuole, si fanno delle cose molto interessanti. Io conosco, per esempio, le scuole dell'infanzia del comune di Pistoia e so che lì, per esempio, vengono, guardi, per caso, una città con tutte le sue opere d'arte diventa un museo permanente per le scuole e per i bambini di questa città, i quali vanno a visitare i monumenti, che sono monumenti che vengono conservati, ma che poi reinterpretano in forma ludica, nei racconti, nei disegni, in altre forme che fanno sì che l'esperienza culturale venga in qualche maniera riutilizzata, rifruita e in maniera attiva, in qualche maniera, reinterpretata. Un altro aspetto, voglio dire, mi rifaccio a un autore che io conosco ovviamente, che è John Dewey, che alcuni dicono ma ormai è passato, però dice una cosa interessante, e cioè che è possibile che ci sono delle attività che vengono chiamate ludiformi. Le attività ludiforme sono quelle che nascono in forma ludica, e cioè sono gratuite, spontanee, automotivate, libere, ma che progressivamente possono diventare finalizzate. Parlo di una transizione tra gioco e lavoro. Per esempio, è chiaro che il disegno del bambino non è arte, ma a partire dall'espressione artistica nel disegno infantile è possibile coltivare anche delle esperienze artistiche. Allo stesso modo noi possiamo dire che il bambino che è curioso non è uno scienziato, però a partire da queste curiosità può in qualche maniera, se trova, diciamo, un ambiente interessato e promuovente, può trasformare quella che inizialmente era semplicemente in gioco in un interesse effettivo. Allora io credo che la scuola sia estremamente importante da questo punto di vista, non perché riproduce al suo interno il museo, ma in quanto in qualche maniera avvicina, aiuta ad avvicinare il bambino alle opere d'arte o comunque alle opere culturali e a, voglio dire, trasformare un'esperienza che all'inizio può essere semplicemente ludica in un'esperienza che invece è ludiforme. Cioè un'esperienza in cui si può anche far fatica perché si è coinvolti, perché si è interessati e si partecipa. Secondo me il ruolo degli adulti che stanno accanto ai bambini è fondamentale, sia che questi adulti siano insegnanti, sia che questi adulti siano genitori, sia che questi adulti siano addetti nei musei. Io credo che uno degli aspetti fondamentali, credo che l'adulto che accompagna i bambini, sia appunto insegnante o di altro tipo, sia importante che manifesti una passione per l'esperienza culturale alla quale li sta avvicinando, per esempio tramite il museo, perché solo in questo modo, solo se l'adulto stesso ha quella passione, sarà in grado di giocare coi bambini, credo, al gioco del museo e al gioco della cultura. Allora, vi chiedo 7 minuti. Vi dirò 3 cose. Non mi celo, come diceva...